Vabbè, come promesso, è passato un anno, però abbiamo comprato io, mia moglie e mio figlio 3 macchinari, compreso un defibrillatore per bambini, da donare all'ospedale di Anzio, Velletri e Frascati. Ne abbiamo comprati per 3 ospedali diversi, perché così siamo sicuri che non salveremo soltanto i bambini della zona nostra, ma anche altri bambini. Abbiamo guardato tanto. Come dici tu, speriamo che sia in polvere, non si muove, no, Riccardo? Sì. Noi poi verremo a trovare, perché lui ha un ristorante, dottore. E quindi andremo a assaggiare il piatto dedicato a bimba mia. E speriamo veramente che l'aiuto fornito da loro, in nome di Bianca, serva ad evitare altre morti evitabili. Questo è l'augurio e lo spirito con cui i genitori hanno fatto questa donazione, e ci auguriamo che veramente servano e siano d'uso per la comunità e soprattutto per i bambini, perché è stata una comunità proprio loro che si è, in nome di Bianca, riguarda questo. So, Cinia, come diceva il dottor consulente di investimento fragile, che ha affrontato a questa donazione, mi viene di pensare che quando una persona vive nei nostri cuori non muore mai, no? Certo, una bambina è una cosa che veramente lascia nel cuore dei genitori, ma anche dell'intera comunità, la dosso appunto, pur non conoscendolo ovviamente, sono rimasto colpito. Però credo che sono rimasto anche ammirato dal fatto che questo è il modo migliore per ricordare che non c'è più. Cioè, donare, fare del bene agli altri, per consentire a qualcun altro, se ne avesse bisogno, di potersi salvare attraverso il servizio di Bianca, credo che sia la cosa più bella che si possa fare in un evento così tragico. Una piccola consolazione e veramente devo dire che noi italiani abbiamo un sacco di difetti, però devo dire che questa cosa purtroppo si è ripetuta negli anni passati. Io, come ci dicevo, abbiamo avuto modo di constatare insomma, donazioni di persone che hanno avuto eventi tragici e che hanno reagito nel modo migliore, cioè donando qualcosa agli altri. Credo sia un modo migliore e anche la virtù del popolo italiano, e il vostro in particolare, che si sia espresso questa tragedia. Per non mettersi a perdere tempo a cambiare gestione, a fare cose da quella da solo, da quello dei bambini. Quindi abbiamo pensato loro di prendere un apposito dei bambini. Esatto, avete risparmiato e, la parte burocratica è tutto a posto, l'azienda ha fatto l'accettata, i collaudi sono stati fatti, vanno solo portati in stabilità.